Ben ritrovati ragazzi sul nostro canale per questo nuovo Mutamenti Musica. Beh, potevamo non parlare anche noi di AI, o meglio IA, intelligenza artificiale. Sicuramente è un discorso che adesso in rete sta prendendo ampiamente piede, è un discorso che, come giustamente diceva qualcuno in qualche altro canale, comincia a spaventare soprattutto gli addetti ai lavori, perché l'intelligenza artificiale sostanzialmente sta sostituendo un po' tutto, però al tempo, perché c'è una cosa che non può sostituire. E lo vedremo alla fine di questo video. Quello su cui mi vorrei concentrare oggi è quelli che possono essere i benefici dell'intelligenza artificiale che impatta in noi. Il beneficio può essere ad esempio il poter avere più tool a disposizione per poter migliorare la nostra musica. Pensiamo solamente a un compressore che anche su una registrazione casalinga riesce a sistemarla e renderla omogenea. Piuttosto che pensiamo a un equalizzatore che anche una registrazione casalinga riesce a renderla un qualcosa di quasi, qua dico quasi, registrato in un ambiente trattato. O comunque, più va avanti l'intelligenza artificiale, magari si riuscirà con degli artefatti a far suonare la chitarra registrata nella cameretta come una gloriosa chitarra registrata in chissà quale studio con chissà quali microfoni. L'intelligenza artificiale ormai sta facendo passi da gigante. Come diceva qualcuno in un altro video, solo un mese fa era impensabile che ci fossero piattaforme di intelligenza artificiale che solo al comando, solo allo scrivere, come ad esempio si vuole un determinato tipo di canzone, con quale tonalità, con quale imprinting vocale, la stessa in un attimo riesce a generare il contenuto da noi, per così dire, digitato nella tastiera. Pensate a quanto fra un mese saranno più avanti queste intelligenze, proprio perché pian piano loro stesse vanno in autoapprendimento su quello che fanno. Già oggi l'intelligenza artificiale è ampiamente sfruttata per cercare di comporre testi. Molte volte non si prendono direttamente i testi così per come vengono proposti, però si cerca di prendere un'idea e poi si cerca di valorizzarla, diciamo, dandogli quell'impronta un attimino più umana. Però è inutile negarlo, dell'intelligenza artificiale, nel bene o nel male, ne stiamo approfittando tutti quanti. È vero che l'intelligenza artificiale porta via dei lavori, è vero che sostituirà l'uomo? In parte potrebbe essere vero, ci sono dei lavori che potrebbero essere sostituiti dall'uomo, sempre che, naturalmente, l'uomo non dia un valore aggiunto a quel lavoro. Pensiamo soltanto all'arte. Creare l'arte per l'intelligenza artificiale è un po' come ammaestrare un qualcosa a fare qualcosa. Di suo, però, non ci mette niente. Per crearlo ha comunque necessità di andare a prendere spunti. Quello che al momento, diciamo, non fa l'essere umano. Quando l'essere umano inventa, per così dire, pensiamo soltanto a qual è stato ad esempio il percorso della chitarra elettrica, una semplice distorsione sul suono ha poi generato uno strumento. Ora, naturalmente l'intelligenza artificiale probabilmente riuscirà anche a fare questo. Non voglio mettere limiti, non voglio dire che non riuscirà a fare. No, sicuramente riuscirà in tanti campi e probabilmente, come abbiamo anche fatto noi esseri umani, si porterà dietro qualcosa, cercherà di mettere qualcosa che poi così gradevole non sarà. Naturalmente i campi sono vari e ampi. Però torniamo al campo musicale. È vero che in campo professionale tutto quello che oggi sono, passatemi, adesso è una riflessione tra di noi, però tutti quelli che sono i portali magari che offrono assistenza, piuttosto che quei portali che offrono mix, master, corsi di formazione. Ad esempio, io già nel mio piccolo utilizzo l'intelligenza artificiale per apprendere concetti di audio, per apprendere concetti di tecniche di compressione, per apprendere concetti di tecniche di mix mastering. L'intelligenza artificiale, da questo punto di vista, è molto avanti. Naturalmente, per comprendersi, cioè per comprendere quello che l'intelligenza artificiale poi ti rende come valore, bisogna avere una piccola base. Diversamente, è un po' come confrontarsi con formule matematiche con l'intelligenza artificiale senza avere la più pallida idea di che cosa sia quel tipo di formula. Un'infarinatura di massima, però, se non altro, ci permette di confrontarci con l'intelligenza artificiale, ci permette se non altro di chiedere
laddove non conosciamo determinati passaggi. Io ci ho provato perché francamente pensavo di essere già edotto per quello che concerne appunto le tecniche di mix, e devo dire che la stessa intelligenza artificiale mi ha dato delle skill non da poco, e tra l'altro non sono delle skill neanche scontate. Ad esempio, ne cito una. In un'ultima conversazione chiedevo proprio come fare a riconoscere ad orecchio quelle che sono quello che è un mix quando suona bene da un mix che suona male. La prima cosa che mi ha proposto l'intelligenza artificiale è stata quella del saper riconoscere come suonano le frequenze in un brano. Cioè, ascoltando in un brano, riuscire a capire quando ci sono troppe frequenze di un certo tipo, quando ci sono troppe frequenze di un altro tipo, ed è riuscita a farmi anche degli esempi. Con questo spunto sono andato a cercare in rete e lì ho trovato che effettivamente sono veramente pochi canali, ma fortunatamente sono canali altamente professionali. Purtroppo per noi italiani sono tutti in lingua, se non americana, anglosassone. Comunque, e la maggiore informazione ormai, se la vogliamo trovare, è completamente in inglese. E ho trovato veramente dei canali dove c'è veramente tanta teoria, e quel tipo di teoria ti arricchisce. Come ci sono arrivato a quel tipo di teoria? Con l'intelligenza artificiale, chiedendo all'intelligenza artificiale quali potevano essere appunto le skill utili per poter arrivare a un determinato risultato. È chiaro che per fare questo tipo di approccio dovete innanzitutto sapere che tipo di risultato volete ottenere. Beh, non posso non rifarmi quindi ai tutorial visti ultimamente in rete. Sì, sicuramente l'ambito professionale è molto spaventato dall'intelligenza artificiale, anche perché mettersi dietro chi fa soltanto, cioè chi missa e basta, ragazzi, i mix automatici sono dietro l'angolo, le DAW che ti missano il brano e te lo masterizzano sono dietro l'angolo. Se i fruitori di DAW, o come dice qualcuno, coloro che ti vendono i sogni, cioè quelli che ti vendono la scheda audio, quelli che ti vendono il computer, piuttosto che quelli che ti vendono la DAW, i plugin, se vogliono continuare a far realizzare i tuoi sogni, loro per primi devono correre parallelamente a quella che è la tecnologia. Penso che a breve vedremo le prime DAW dove tu registri e lei automaticamente ti crea la traccia finita, da una traccia per arrivare fino al mix e al master. A quel punto, dato che comunque, diciamocelo, la musica ultimamente è un po' scaduta, soprattutto dalle nostre parti. Vuoi perché comunque i budget si sono ridotti completamente, vuoi perché io conosco tantissimi turnisti che non lavorano più negli studi di registrazione come turnisti per suonare le parti. Lo so, è un discorso un po' antipatico da dire, però fondamentalmente è quello che sto toccando io con mano. Giovani leve appena uscite magari dalla scuola, magari dal conservatorio o magari da una civica con delle skill, vengono presi con molto meno budget e vengono registrate delle parti di chitarra, piuttosto che prendere il turnista che 40 anni magari che fa quello, che ha un affermato background su un tipo di suono, ma naturalmente, come tutti, se vive di quello vuole essere pagato appunto per quello che fa. Ma quindi cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro di questa intelligenza artificiale nel campo musicale? Prima di rispondere a questa domanda, e quindi prima di agganciarmi a quello che era il concetto che abbiamo fatto all'inizio, vi faccio sentire una cosa. E quindi veniamo nello specifico: cosa mi può tornare utile dell'intelligenza artificiale e cosa francamente posso fare a meno dell'intelligenza artificiale. Io personalmente posso fare a meno dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo modo. You know who I am. I was the one who follow your madness, always by your side wherever it stays. How many times we have a smile at life, and how many times life has rewarded us and we reward. Never give up
nessuna intelligenza artificiale potrà mai togliermi il piacere dell'aver composto questa traccia strumento per strumento. Bene ragazzi, quindi come vedete, per noi prettamente musicisti l'intelligenza artificiale arriva, cioè può esserci solo d'aiuto, perché fondamentalmente siamo dei creatori di contenuti. Io sono un creatore di contenuti, quindi per me l'intelligenza artificiale, se mi crea lei un contenuto, non mi dà nessun valore aggiunto. Uno, perché quando voglio di suonare, diciamo che scarico un po' di stress, scarico, cioè mi sento bene quando suono, quando compongo mi sento bene. È come andare a giocare una partita di calcetto. Andare a giocare una partita di calcetto e vedere l'intelligenza artificiale che gioca a calcetto non ti dà la stessa sensazione, non ti scarica le stesse energie, non ti fa sudare. Un po' il concetto è questo. Se si è in panchina o se si è, diciamo, spettatore di una partita, allora a quel punto non so quanto effettivamente ci possa essere una differenza tra dei giocatori reali che giocano in un campo e un gruppo di giocatori di intelligenza artificiale che si scontrano. Perché tanto dipende da quali sono le prospettive, da dove si guarda il tutto. Per me è un piacere entrare in studio, prendere la chitarra, fare quattro accordi, mettermi la tastiera, generare un giro di piano armonico. Quello a me sicuramente mi scarica e nulla potrà mai sostituire quello che è il mio intelletto, quello che comunque è la mia voglia di comporre, quelle che sono le mie skill di composizione. Nessuna intelligenza artificiale potrà mai propormi un giro di accordi a cui io non possa pensare. Quello non mi serve. Diverso è per chi non ha queste skill, diverso è per chi, per così dire, come dicevano appunto in un altro video, vive di loop. Ecco, se hai il loop pack e crei canzoni appiccicando loop uno dietro l'altro, magari l'intelligenza artificiale ti agevola, ma quello non è essere musicista, non è saper suonare uno strumento, anzi, può essere anche quello essere musicista. Adesso non voglio entrare in argomenti poco carini. La stessa cosa è per noi musicisti. Io sicuramente non suonerò mai con dei loop pack. Il giro armonico voglio crearlo io. Voglio essere io a modificare le note. Se c'è una nota che non mi va, voglio essere io a modificarla. Se devo fare un minore o una settima, voglio essere io libero di scegliere se fare una minore o una settima. Un po' il discorso è questo. Per cui, tornando a bomba, cambierà l'intelligenza artificiale il modo per noi che facciamo musica di fare musica? No. Anche perché se ci pensate bene, l'intelligenza artificiale che fa musica già esiste. Abbiamo delle batterie VST, abbiamo dei synth che fanno dei suoni di chitarra bellissimi. È già quella, voglio dire, soltanto fino a 10 anni fa, suoni di chitarra che sentiamo oggi nei VST, ma anche basti soltanto pensare a quelli che sono i suoni orchestrali. Cioè, ci sono delle librerie orchestrali che con due tasti già ti armonizzano. Detto questo, quindi, mi spaventa l'intelligenza artificiale? Ci spaventa l'intelligenza artificiale? Io penso che se siamo noi dei creatori di contenuti, l'intelligenza artificiale con noi, cioè noi dall'intelligenza artificiale abbiamo solo che da guadagnare. Se invece siamo soltanto degli spettatori o abbiamo delle mansioni o facciamo delle mansioni che comunque possono essere facilmente replicabili con l'intelligenza artificiale, o lavoriamo nell'audio, l'intelligenza artificiale potrebbe un po' essere alla stregua di quello che spesso e volentieri succede in quello che è il panorama, ad esempio, dei magazine o dei blog. Molti blog vengono fatti scrivere dall'intelligenza artificiale, molti articoli vengono fatti scrivere dall'intelligenza artificiale. Per me la mia visione di intelligenza artificiale sarà che al momento conosco i tool, devo magari ruotare qualche manopola in più per ottenere un determinato risultato, ma la canzone comunque rimane mia, è una mia creazione. Se domani dovessi avere una DAW dove mi basta semplicemente fare le parti, registrare i miei strumenti, il mio piano, la mia chitarra, il mio basso, farci una cantata sopra, un po' come ho fatto questo, e lei si occupa di abbellirmela, beh, è un po' il discorso come quando dallo studio è arrivato il personal computer, i primi campionatori, i primi HI, i primi sistemi HD,
E lì, ragazzi, dobbiamo fare i conti con quella che è la tecnologia e quindi reinventarci. Grazie per essere stati con noi anche per questa piccola parentesi per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Magari il nuovo Cakewalk ci sorprenderà perché sarà ampiamente magari implementata l'intelligenza artificiale e i software che utilizziamo finora saranno un vago ricordo, un po' come per me era un vago ricordo l'Atari Falcon 1040. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buon proseguimento e, come diciamo sempre, buona musica.